Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti con i nostri appuntamenti dei caffè scrap con la clé e parliamo degli stencil, che sono uno strumento che viene utilizzato tantissimo all'interno del nostro mondo, sia del mondo creativo in generale, ma anche del nostro mondo della carta e quindi dello scrap. Come sempre, vi ricordo che non vi insegno nulla, vi racconto quello che ho imparato, insomma, nel corso degli anni. Allora, cosa sono gli stencil? Gli stencil sono dei foglietti di plastica più o meno spessa a seconda del produttore e del materiale che viene usato, con un disegno traforato. Ne troverete di diverse dimensioni, esistono per esempio stencil anche molto grandi da parete o da mobili che sono di dimensioni piuttosto importanti. Nel nostro mondo, generalmente sono o in misura piccina come questo che è circa una 6, in misura 15x15 che è un formato abbastanza standard, in misura 6x8. Quelli più grandi forse sono di misura A4, quelli che mi è capitato di maneggiare qui in negozio. Vi dicevo quindi che è un foglietto traforato, con un disegno traforato. Il disegno traforato è quello che possiamo quindi trasferire sulla superficie su cui andiamo ad apporre un mezzo colorante, che può essere un inchiostro liquido o un inchiostro in pad, quindi sfumato con uno strumento apposito, oppure può essere una pasta materica. Vedremo poi la differenza con le maschere. Quando si parla di stencil, abbiamo un foglietto con un disegno traforato e quindi con dei fori. Come facciamo per trasferire questo disegno, quindi? Io vi faccio vedere in prima battuta come il modo, insomma, più diffuso di utilizzarlo. Prendiamo un ink, io ho preso un oxide, ma va benissimo un qualsiasi ink che sia sfumabile. Io userò un pennello, uno dei nostri, a setole morbide. Potete usare un blending tool, che sono quegli attrezzini con la spugnetta. Io per praticità avevo questo sulla scrivania e sto usando questo. Andiamo a riempire i trafori che ci sono sul nostro stencil. In realtà, una cosa che posso fare molto agevolmente è decidere anche di utilizzare più colori per dipingere, diciamo, questo disegno che sto trasportando su carta. Io in questo caso ve lo faccio vedere con un unico colore. Vedete, abbiamo trasferito ciò che è traforato. Le persone serie avrebbero fermato lo stencil. Se mi seguite, insomma, da un po' di tempo, sapete che io sono un po' latitante con questo tipo di premure e quindi tendenzialmente sono accorgimenti che difficilmente attuo. Ma facendo bene le cose, si prende un piccolo pezzo di scotch di carta, di washi, di nastro riposizionabile, si ferma lo stencil e poi si procede a fare quello che ho fatto io. Perché? Semplicemente perché è molto facile, specie se lo stencil è di grandi dimensioni, che mentre voi state trasportando il colore sullo stencil stesso, lo stencil si sposta. Succede e quindi poi il disegno è molto difficile da far combaciare. Se lo fermate, ovviamente questo può capitare meno facilmente. Se poi siete degli spattasciatori seriali come me, va bene anche senza fermarlo. Allora, questa stessa tecnica di colorazione, diciamo, può essere fatta spruzzando un inchiostro, per esempio uno degli inchiostri di Tommaso, attraverso questo stencil e quindi ottenere un effetto decisamente meno preciso di questo, ma quando si spruzza un inchiostro l'effetto che si vuole dare è tendenzialmente sempre quello un pochino più macchiato, acquerellato, oppure si può usare una pasta tridimensionale, che sia un gesso, che sia una delle tante paste materiche che abbiamo a disposizione nel nostro mondo. Prima di farvi vedere come si fa con le paste materiche, pulisco lo stencil. In questo caso noi abbiamo usato semplicemente un inchiostro, quindi è sufficiente, visto che si tratta poi di un oxide, pulire il nostro stencil con una salvietta umida. Diverso è il discorso quando utilizzate delle paste materiche che invece richiedono una pulitura più accurata sotto l'acqua corrente, perché altrimenti lo stencil si rovina. Vi faccio quindi vedere, anche se lo stencil non è particolarmente dritto, come si lavora con una pasta tridimensionale. Questi sono i Brilli Gel di Tommaso, il Rosa Spina. Di Tommaso abbiamo tanti materiali che possono essere spatolati e utilizzati in combo con gli stencil. Abbiamo i Brilli Gel, abbiamo i Perla Cream, abbiamo il gesso, i vari tipi di gesso che ha a disposizione. Insomma, ci sono tutta una serie di prodotti che possono esserci molto utili in caso vogliamo dare un tipo di decorazione un pochino più particolare al nostro progetto. In questo caso mi servirà una spatolina. Prelevo un pochino di prodotto, poco, perché se ne mettete tanto il rischio è che vada a finire sotto lo stencil e che quindi il disegno non venga particolarmente preciso. Chiedetemi perché lo so. Appoggio il mio prodotto e lo spatolo e cerco di ripulire lo stencil di modo da, vedete, utilizzare quanto più prodotto possibile senza sprecarne. Meno volte passate e con meno prodotto passate, meno possibilità di errori avete.
Io adesso solleverò piano 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 e questo è il risultato, che è bellissimo. Ho pulito subito lo stencil, adesso poi lo andrò a lavare anche sotto l'acqua, di modo da togliere tutti quelli che sono i residui che potrebbero poi, una volta che si raffreddano e diventano molto più duri, incrostarsi e rendere meno preciso poi la resa del nostro stencil. Vi faccio vedere una diapositiva di uno stencil triste che non è stato pulito subito e che, per carità, è pieno di glitter, quindi è veramente molto molto bello e molto felice sicuramente, però insomma non dovrebbe ridursi in questo modo. È importante pulirli subito. Il buon Mottalico mi mandava a lavare gli stencil non appena venivano usati durante i corsi, e comunque aveva il suo perché, ecco, sì, sicuramente sapeva quel che diceva. Parliamo un attimo delle maschere. Le maschere sono fatte dello stesso materiale degli stencil, però vedete che non hanno un contorno, non sono né rettangolari né quadrati, ma hanno la forma di quello che rappresentano, in questo caso un insieme di conchiglie. La maschera fa il lavoro esattamente opposto dello stencil, quindi vale a dire che io posso appoggiarla e utilizzarla nel mio lavoro, per esempio in questo caso la fermerò qui, e quindi nel momento in cui vado ad apporre il mio inchiostro, il mio inchiostro si trasferirà dappertutto tranne che sulla sagoma del mio soggetto, del soggetto che ho scelto. Questo cosa significa? Che in realtà io posso andare a lavorare su uno sfondo, per esempio, lasciando la silhouette bianca o del colore della carta sottostante del mio soggetto. Adesso vi faccio vedere, vedete? È esattamente il contrario. Una cosa molto interessante delle maschere, che in realtà però si può usare anche con gli stencil un po' forzatamente, ma viene molto bene, è che una volta che avete fatto il vostro lavoro, diciamo una volta che avete realizzato il lavoro di mascheratura che vi occorre, l'inchiostro che c'è qui può essere recuperato in un altro modo, e adesso vi faccio vedere come. Prendiamo uno spruzzino, spruzziamo l'acqua sul nostro inchiostro. Io ho usato un oxide, quindi questo tipo di inchiostro si riattiva con l'acqua, ma avrei potuto fare la stessa cosa a prescindere dal lavoro di mascheratura fatto prima, spruzzando direttamente la mia maschera con un ink di Tommaso. Potrebbe essere semplicemente questo l'uso cui le destiniamo. Vi faccio vedere che cosa viene fuori. Io lo posiziono, premo un pochino e ovviamente la userò un po' come se fosse un timbro, vedete? Adesso qui non c'era tantissimo inchiostro, ma questo è l'effetto che viene fuori, che è un effetto acquerellato meraviglioso. Tommaso ci ha fatto un po' di maschere da utilizzare in questo modo e sono perfette per realizzare per esempio qualche sfondo poco definito, un po' acquerelloso, con dei fiori, con delle conchiglie, con quello che volete. Anche la maschera si pulisce in questo caso semplicemente con una salviettina. E vi ripeto, avremmo potuto avere un effetto molto simile spruzzando la maschera con l'ink di Tommaso e utilizzandola quasi per timbrare. Lo stencil stamping, che potete cercare su Pinterest, è un po' questa filosofia qui, quindi utilizzare anche l'inchiostro che rimane anche sullo stencil, riattivandolo con l'acqua e utilizzandolo per timbrare il negativo dello stencil, che in realtà può essere un modo in più di utilizzare questo strumento. Vi faccio vedere cosa intendo. Prendiamo questa porzione qui del nostro foglio, prendiamo un altro stencil, vediamo un attimo qui che cosa ho a disposizione. Per esempio queste macchie sempre del Bottalico. Non lo fermo il mio stencil, ci lavoro in questo modo qui. Spargo il mio inchiostro, questo se ve lo state domandando è un faded jeans. Vedete, lo stencil non è particolarmente pulito, ma io non sono particolarmente ligia da questo punto di vista, quindi non prendete esempio da me. Una volta che ho realizzato la mia meravigliosa texture, ho quell'inchiostro che è rimasto qui. Giro il mio foglio, spruzzo un pochino d'acqua sullo stencil. Io adesso non l'ho utilizzato tutto, quindi avremo solo una piccola porzione che ci potrà aiutare a farvi capire cosa intendo. Vedete? È in negativo ed è bellissimo. Provatelo con i fiori, è meraviglioso. Quindi gli stencil ci offrono tantissime possibilità di decoro e di produzione di sfondi da utilizzare poi con delle card, da utilizzare nei layout, da utilizzare nei lavori di mixed media. Io adesso questo ovviamente l'avrò spatasciato perché l'ho girato incurante del fatto che avrebbe dovuto asciugarsi, ma devo dire che sono riuscita a stendere uno strato così sottile che non va male.
Le paste materiche che potete utilizzare sono tante, magari poi dedicheremo un video a questo tipo di prodotto, oggi parliamo esclusivamente degli stencil, ma sappiate che ci sono veramente tanti prodotti con cui possono essere usati. Mi vengono in mente le paste della Nuvo, mi viene in mente i brilli gel di Tommaso, i Perla Cream, i gessi che ci permettono di creare un sacco di sfondi meravigliosi che poi vengono usati in N modi, nel mixed media, ma anche solo semplicemente nelle card. Mi rubo ancora un attimo per raccontarvi di questo tipo particolare di stencil. Questo è sempre del buon bottalico, ma sul mercato ne troverete diversi. Mi vengono in mente, per esempio, quelli della My Favorite Things, ce ne sono diversi anche della Tailored Expression. Questo tipo di stencil in realtà contiene al suo interno due parti. Qui io ho raggruppato insieme in realtà diverse forme del bottalico perché sapete che comunque anche sullo storage non sono particolarmente performante e vi farei notare che ho gli stencil sporchi, ma il bottalico non credo che guarderà le mie pillole scrape, quindi mi lascerà i prodotti. Allora, questi sono due stencil diversi che si compongono in questo modo. Facciamo finta che io sia una negoziante seria. Allora, abbiamo lo stencil. Questo che mi consente di lavorare e quindi di trasportare colore in questa parte qui. A sua volta, questo stencil ha la componente interna, che quindi è la maschera. Con questa maschera io posso lavorare sfumando lo sfondo o trasportando comunque una pasta materica sullo sfondo, lasciando immacolata la parte che è coperta dalla sua maschera, che è appunto un ovale. Stessa cosa per l'altro che è il rettangolo. Quindi questo tipo di stencil contiene al suo interno anche la sua maschera, che altro non è che il prodotto del taglio dello stencil stesso. Questo tipo di prodotto come lo usiamo? Lo usiamo per esempio per fare i pannellini delle card, lo usiamo per esempio per creare diversi effetti che possono essere anche tridimensionali in realtà con i prodotti che abbiamo a disposizione. Facciamo una piccolissima prova, vi faccio vedere com'è l'effetto di questo. Proviamo ad usare due colori. Ho sempre qui il mio Faded Jeans. Avrei potuto usare anche altri colori in più, ma volevo farvi vedere quello che è il senso di tutto questo. In questo modo io andrò ad avere un ovale colorato che poi posso in realtà utilizzare come pannello di una card, come centro di un layout, come una pagina di un album, questo sta a me, però l'effetto che possiamo dare in questo caso è veramente molto molto carino. Vedete, adesso mescolo i colori perché vorrei creare una sfumatura. Non sto andando particolarmente decisa, ma volevo solo farvi vedere quello che è l'effetto ottenibile. Vedete, io ho lavorato semplicemente sulla mia sfera, che è bellissima. Comunque, se avessi utilizzato invece la maschera, che cosa posso fare con questa maschera? Innanzitutto posso, se ho un pannellino di una card, sfumare tutto intorno e creare lo sfondo colorato che mi lascia il bianco, che può accogliere quindi il sentiment, un personaggio colorato, quindi una bestiolina colorata, quello che vogliamo. Oppure potrei anche semplicemente decidere di fare delle sfumature molto piccole per dare questo effetto un po' di brillantezza, di luminosità, che col viola non tanto, però adesso vi faccio vedere qual è l'idea, anche se lo usate semplicemente solo così, guardate che bello. Questo quindi è l'uso di queste tipologie di stencil che trovate spesso in commercio, questi sono quelli di Tommaso, ma ripeto, ce ne sono diversi anche, e questi sono solo quelli che conosco io, quindi chissà quanti altri ce ne sono, di My Favorite Things e anche della Tailored, con questo stesso tipo di filosofia. Prometto che li pulisco. Guardate, lo faccio subito. Una salvietta, perché già sentivo la voce del panchetto sulla spalla che mi diceva: non puoi lasciare gli stencil così. Ah no, li ho lasciati così per mesi, quindi certo. Vedete? Semplicemente così. Se utilizzate delle paste materiche del gesso e in particolar modo anche i brilli gel che sono particolarmente attaccatici perché poi questi quando si asciugano si asciuga la parte di gel che c'è al loro interno e rimane solo la parte di glitter. Quella parte lì se si va a infilare nelle parti più intricate del vostro stencil poi non si stacca più e quindi lo stencil è rovinato. Basta un attimo per pulirli, come vedete predico molto bene ma poi.
Credo quindi di avervi raccontato quantomeno le basi per poter iniziare a esplorare il mondo degli stencil. Ce ne sono veramente tantissimi, spesso e volentieri ultimamente ci sono delle collezioni che escono direttamente con i loro stencil coordinati, di modo da avere uno strumento in più da utilizzare nella creazione di prodotti che hanno magari quella collezione, quindi quel determinato mood. Utilissimi sono tutti quelli con le texture, stelline, foglioline, ghirigori, fiocchi di neve, sono meravigliosi, anche i plaid sono bellissimi, provateli. Ci sono molti stencil che sono a più passi e magari per quelli faremo un altro tipo di video. Mi vengono in mente per esempio quelli di Altenew che attraverso la sovrapposizione di stencil in sequenza, ma anche quelli di Taylor, ci permettono di colorare un intero soggetto con più colori senza aver bisogno in effetti di essere capace di colorare, perché fa tutto lo stencil, ma magari a quel tipo di stencil dedichiamo un video a parte. Mi avete già chiesto anche dei video sui fiori sovrapponibili di Altenew, quindi piano piano li girerò tutti. Oggi voleva proprio essere solo una piccola panoramica introduttiva sul discorso stencil. Spero di avervi incuriosito un po'. Se magari non li usate tanto, sperimentate. Faccio dei periodi lunghissimi in cui non li uso neanche io, perché ogni tanto mi dimentico quanto sono belli questi pannelli realizzati con gli stencil, ma non dovrei dimenticarmelo perché sono veramente meravigliosi. E spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato chiaro ed utile. Fatemelo sapere, scrivetemi se vi è piaciuto, se avete suggerimenti, commenti, scrivetemelo, io assimilo e leggo tutto. E grazie ancora a tutti per l'entusiasmo con cui accogliete sempre questi piccoli video. Buona serata, ciao ciao!